Eccoci a Ozzano. Ci hanno accolto gli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni, che dopo averlo comunicato sono venuti a verificare le certificazioni radio. Il motivo del controllo è numerico. A loro risultano solo 50 licenze radio su circa 600 ultraleggeristi emiliani. L'utilizzo della radio nel VDS basico non è obbligatorio, ma molti, per ragioni di sicurezza, la usano anche senza licenza o attestato. Per poter utilizzare la radio sul proprio apparecchio è necessario aver superato l'esame specifico presso la sede del Ministero a Roma ed essere in possesso dell'attestato di collaudo effettuato da un ispettore territoriale che verifica se la radio è perfettamente funzionante ed installata correttamente. Noi aspettavamo circa 400-450 edili, ne sono arrivati 150, i motivi li conosce, è stato un peccato questo. Ci sono continui controlli che è giusto che ci siano, è giusto che la gente si metta in regola e sia a posto, però hanno creato un terrorismo fiscale che non fa bene al nostro settore. Il nostro settore è un settore dinamico, abbiamo per fortuna successo all'estero, non necessariamente chi ha un apparecchio da diporto sportivo è un evasore fiscale, generalmente è invece un grande appassionato che magari si priva di tante altre cose pur di togliersi questo sfizio. Io credo che questa passione sia paragonabile alla passione di chi ama scalare la montagna o stare in casa a leggere un buon libro o sentire musica classica. C'è un terrorismo continuo e la gente inizia a aver paura e quindi diciamo la filiera si interrompe perché gli aeroplani non si comprano, non si consuma il carburante e la gente non va in giro, quindi diciamo il problema si fa sempre più duro di giorno in giorno, quindi fare come al solito impresa in Italia diventa ancora più difficile. Possibili soluzioni? Andare via all'estero. Possibili soluzioni per rimanere? Noi ci proviamo tutti i giorni, ma ripeto, non si può vedere l'aeroplano come un oggetto di lusso, così come potrebbe sembrare una Ferrari o quant'altro. L'aeroplano è un oggetto che ha dei costi accessibili, dove diciamo, è un mondo di appassionati, dove chi vola non vola per apparire, ma vola per passione. Quindi cercare di volere a tutti i costi, tirar fuori denaro dagli aeroplani pensando che sia un oggetto di lusso, è uno sbaglio, perché fondamentalmente non ci sono soldi da tirar via e questo è successo negli anni passati quando fu portata l'IVA al 38% e quindi l'industria in quel momento fu estremamente penalizzata e oggi ci troviamo nelle stesse condizioni. Le tasse sull'aviazione in generale, sugli ultraleggeri stessi, la benzina che ha le stelle, i rapporti difficili con ENAC, con la stessa EASA, quindi è tutto contro. La passione va valorizzata, non penalizzata. La radio in questa occasione, in questa manifestazione, è protagonista soprattutto per i controlli. Molti la radio la montano e poi non ci pensano. In realtà c'è un regolamento, ci sono delle regole ben precise dove la radio deve essere, diciamo così, collaudata da questo ente, c'è da pagare una tassa e quindi non facendolo è evasione. Oggi c'è la caccia agli evasori, quindi anche questo settore un attimino deve stare un po' attento. Però arriveremo a mettere a posto anche questo, insomma abbiamo fatto tanti passi, tante piccole cose, mettiamo a posto anche questo.